diciamo, di sole prima della zona arancione e mi aspettavo molta più gente, anche se comunque c'è gente, però con le distanze dovute ci si gode l'ultimo giorno. No, a parte queste ultime notizie non molto felici, però si cerca di non pensarci troppo. E niente, ci godiamo questo aperitivo. Ma è una sensazione che manco noi ci diamo una spiegazione, perché sembra strano che tutti i problemi legati al Covid siano legati alla ristorazione. Io credo che il problema, se è un problema impellente, importante, si debba fare zona rossa, ma una zona rossa che comunque preclude negozi, ristoranti e quant'altro, ma non solo la ristorazione. Credo che questa sia un'ingiustizia proprio per il settore, perché non c'è assolutamente equità. Ma fino a quando vanno rispettate le regole, fino a quando ci sono le precauzioni che sono state stabilite dal governo, dalla legge, non credo che siano più problematiche frequentare un ristorante che andare in un centro commerciale o andare in un grosso negozio dove comunque trovi assembramenti sicuramente più pericolosi. Un problema grande, distruttivo per l'economia e anche per la salute, perché ci stanno mandando alla neuro, come si dice, al manicomio, perché noi su due e mezzo, su tre colori veniamo danneggiati, anche sulla gialla, non stiamo l'anno solo la mattina, quindi siamo danneggiati anche sulla zona gialla, anche perché le persone domani o dopodomani saranno sempre per strada e noi chiusi e gli altri faranno quello che vogliono, andranno a comprarsi le scarpe, le sigarette, quindi nei supermercati assembrati, dovunque, nei parrucchieri, nei barbieri, questo è, purtroppo dobbiamo attenerci. Questo è killeraggio contro le attività di ristorazione, contro i bar, ed è non sapere gestire la questione pandemica da parte del governo, che è convinta che chiudendo i ristoranti si svuotino anche le strade dalle persone, e invece questo non è assolutamente vero, anche perché è più facile controllare una persona che sta seduta a un tavolo che non una che passeggia tranquillamente per strada. Ma in questo momento io, come presidente di Aicast Imprese Italia, ho inviato al ministro Giorgetti Attività Produttive una richiesta di un incontro urgente, perché questa è una situazione che va comunque risolta una volta e per tutte, e assolutamente non si può andare avanti così. Quindi è un primo passo di un incontro per vedere di aprire un dialogo con il governo, ma che sia un dialogo costruttivo, non come si è fatto fine ora, che non è servito a nulla. Speriamo che si calmi tutto. La cosa più importante è questa. Con questo colore arancione può darsi che si possa risolvere qualcosa, ma io la vedo difficile. Sì, dai dati che dicono sicuramente peggioreremo, ma speriamo il contrario, ma staremo a vedere. Bravo, oggi è importante godersi l'ultimo giorno, diciamo così. Sì, ci si gode l'ultima pizza sperando che appunto non sia l'ultima e che possano cambiare queste norme assurde, perché non è mangiando una pizza che si trasmette il virus. Con educazione e con rispetto si potrebbe senz'altro mangiare una pizza e far sì che si rispettino le regole. No. Con rispetto delle normative si può stare tranquilli, bisogna solo rispettare le regole. Purtroppo se è stato imposto dobbiamo per forza attendere al decreto, è andata così, speriamo che si risolva al più presto il tutto. Purtroppo è un momento un po' brutto, però speriamo che si risolva al più presto e ci riusciamo a godere questa bella città senza mascherine e senza contagi e niente, questo. A dire il vero, noi sapendo che da domani diventa gialla, arancione, anticipiamo la partenza perché siamo turisti. Saremmo dovuti restare altri tre giorni, ma sapendo che da domani diventa arancione scappiamo. Purtroppo penso come noi tanti altri, ed è una cosa molto triste considerando anche i numeri della Campania, che non dovrebbero essere così allarmanti. Anzi, non sono allarmanti tanto che ci hanno spinto a venire qui in questa terra meravigliosa. Dalla Svizzera.